È stato un incontro di bilancio dell'attività, quello organizzato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria delle Marche, nel corso del quale è stata presentata l'attività e i progetti futuri. Erano presenti l'assessore regionale marchigiano, Almerino Mezzolani, il suo collega umbro, Franco Tomassoni, assieme al presidente dell'Istituto, Paolo Lilli, il direttore sanitario, Telemaco Cenci, e il direttore generale, Silvano Severini. Lo zooprofilattico ha 222 addetti tra tecnici ed amministrativi, ai quali si aggiungono una quarantina di giovani borsisti ed una ventina di tirocinanti e volontari. È stato così messo a punto un nuovo modello organizzativo che ha consentito anche di potenziare l'innovazione e la ricerca, con particolare attenzione a quella internazionale, tanto che il direttore della FAO ha annunciato una sua prossima visita all'istituto. Da questo esame, che è stato fatto in confronto del benchmarking con gli altri istituti, abbiamo avuto la soddisfazione che, oltre a essere in grado di confrontarci, siamo anche risultati tra i primi tre istituti a livello nazionale. E complessivamente il giudizio è di una buona performance per quel che riguarda, diciamo così, le fasce di valutazione in generale, ma in particolare su quel che riguarda la sostenibilità economica dell'azienda. Infatti questa è un'azienda sana che, oltre, diciamo, applicando i principi di sana e prudente gestione e ai criteri di responsabilità sociale, ha un bilancio attivo e una politica anche di investimenti estremamente importante, sia per quel che riguarda le attrezzature tecnologiche che anche gli investimenti a livello strutturali. Negli ultimi tre anni, con risorse proprie, sono stati fatti investimenti per 10 milioni di euro, 6 dei quali sono stati spesi per investimenti strutturali. In particolare hanno riguardato le nuove sedi di Terni e della provincia di Macerata e la riqualificazione di quella di Ancona. Notevoli i risultati ottenuti nella ricerca applicata per la sanità animale e la sicurezza alimentare, con la messa a punto di metodologie innovative apprezzate anche a livello internazionale. Tra queste, particolari tecniche di analisi genomica per la tracciabilità degli alimenti di origine animale, dalla stalla al consumatore. Sono state messe a punto anche tecniche biomolecolari per la ricerca degli organismi geneticamente modificati. Studi e ricerche hanno portato anche alla scoperta di nuovi parassiti nei suini e nei cani.